Ora, caro padre Pino della Chiesa dei Gesuiti, caro padre Pino, lei quando cerca di spiegare ai fedeli in chiesa il Vangelo della domenica, lei lo fa in una maniera stupenda. È breve, conciso, preciso, parte proprio dalla sua conoscenza effettiva di quello che sa e cerca di erudire questa massa di precoci che vengono alla messa di cristiani. Che se lei facesse una domanda a uno di quelle, di che cosa abbiamo parlato oggi? Ci sta uno perché chi sbadiglia, chi parla, chi fatte oggi, di qua, io lo noto, io sento, è noto, no? Ma chi siete a fare a messa? Voi mi dovete dire che cosa ci andate a fare a messa? Se siete così poveri, poi che li guaglione che vanno correndo là dentro, capite? Bombe, bambe, di me, guaglione, lasciale fuori come un cane. La ticca, glucosa, ma se una deve stare ammessa, un attimo Come di diceva congelamento. Gesù, Come? Gesù diceva ai bambini venite a me, Che faccio un culo tante però dice, sembrone fateli invece è il venire a me, ma contrario. lasci per, ma non esiste, caro padre Pino, lei è eccezionale, peccato che non la seguono, poi alle breve le sono dette 100 volte, là ci stanno dove ci sta l'inginocchiatoio, e quindi non ci si devono mettere i piedi, la gente si mette pure le piede. Allora lei glielo dica, se voi dovete mettere i piedi dove ci si inginocchia, perché se avete schiacciato una cacchetta, io mi vado a inginocchiare e parto un pantalone, e non mi sembra giusto. I piedi si tengono per terra, là ci si inginocchia solo. Non è solo portare il foglietto alla fine della messa e riportare il foglietto. Deve spiegare a questa massima di bambacione, questi non sono cristiani, di come ci si comporta a messa, 40-50 minuti di concentrazione. Questo è il concetto. Se lo volete capire, ma io quel dire Padre Pino dico a tutte le chiese, perché ci sta quello che quando fa la predica, non è come padre breve, ci si addormone quando fanno la predica. Cioè dice, è ripetitivo, ti rimosso, sono andata purtroppo a un funerale di questo carissimo amico, con lui ci ha messo 3 ore a fare un'omelia, c'è cioè, la predica, 3 ore ci mette, e ripeteva sempre le stesse cose, mi stava venendo voglia di dire, oh, fermati un momento, fermati, mannaggia. Mi ha salvato il Signore, mi ha detto fermo. Qualcuno addirittura cercava di superare i tuoi tempi di predica. Ma non esiste, non ce se la fa più. Cercate di fare brevi, concisi e lineari, se no la gente si addorme, sentite a me. Non fate, capite? Voi parlate e vi ascoltate da soli. È una piaggeria. Voi dovete spiegare qual è il concetto di fede, se ci riuscite. Concetto di fede. Andiamo avanti.